Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Suldimet. A cosa serve? Suldimet 200 ha un medicinale veterinario a base del principio attivo sulfadimetoxina, appartenente alla categoria degli sulfamidici e nello specifico sulfonamidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Doxal Italia S.p.A. Suldimet 200 può essere prescritto con ricetta RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Doxal Italia S.p.A. Concessionario: Doxal Italia S.p.A. Ricetta: RNRVD, ricetta non ripetibile veterinaria di LGS 218-2023. Principio attivo: sulfadimetoxina. Gruppo terapeutico: sulfamidici. Forma farmaceutica: granulato. Confezioni: Suldimet 200 os sacco da 25 kg. Principio attivo: 1 kg uguale sulfadimetossina 200 g. Indicazioni: suini. Trattamento delle enteriti batteriche dei suini. Posologia: il medicinale deve essere somministrato accuratamente miscelato al mangime. La corrispondente concentrazione nel mangime deve essere ricalcolata in funzione del peso reale degli animali e dell'effettivo consumo di mangime, avendo cura di non superare la dose in mg/dpa kg di PV giornaliera indicata. Suini: 6-15,5 g/kg di mangime, pari a 60 mg di sulfadimetossina/kg PV giorno, per 3-5 giorni secondo prescrizione veterinaria. Tempi di sospensione: carne, 19 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.